Allora, prima cosa da fare nel sito WordPress è andare su impostazioni permalink ed impostare la riscrittura degli URL. Come abbiamo parlato prima, il sito non deve avere URL strani con dei codici, ma deve avere degli URL parlanti, quindi che hanno il titolo della pagina, del post all'interno dell'URL. Ad esempio, io utilizzo sempre l'impostazione nome articolo, che in pratica lui WordPress vi prende il titolo e ve lo trasforma in URL. Soluzione migliore, più veloce e secondo me da utilizzare sempre. Questa è la prima cosa che dovete fare in assoluto quando ottimizzate un sito per WordPress. Un'altra cosa importante è installate WordPress SEO, che è un plugin fantastico, semplice, completo, vi aiuta in ogni pagina, vi aiuta nelle impostazioni. Utilizzate questo, secondo me è quello gratuito migliore in assoluto. Vediamo adesso vediamo un po' di screen di questo plugin. Allora, innanzitutto le impostazioni, dove possiamo decidere, ad esempio, i post che titolo devono avere. Cioè, lui mi dice che titolo devo dare in automatico ai post. Come abbiamo visto prima, il titolo è molto importante per l'ottimizzazione. Quindi, dico ad esempio, io voglio i titoli che siano formati dal titolo che ho messo nel post, virgola, nome del mio sito, e vado a impostarlo qui su queste pagine del plugin. Potete mettere sia il titolo della pagina, trattino, virgola, il nome del sito per migliorare un po' il brand del vostro sito, e sia, a mio avviso, potete utilizzare soltanto il titolo della pagina. Queste sono le due opzioni che io utilizzerei. Quindi i titoli delle pagine, i titoli dei post, impostateli sempre in automatico tramite questo plugin, che vengano costruiti prendendo semplicemente il titolo della pagina che voi mettete su WordPress. Basta, stop. Poi altra cosa importantissima, la sitemap, come abbiamo detto prima, da questa pagina qui la create, c'è il bottoncino dove c'è l'URL, voi copiate l'URL, andate sul Google Webmaster Tool e gli indicate qual è la sitemap. Basta indicarla soltanto una volta e poi questo plugin la crea in automatico. Ogni nuova pagina crea sempre la sitemap aggiornata e Google va a prendersela, quindi avrà sempre la lista di tutte le pagine che pubblichiamo. Un'altra impostazione importante, come ho detto prima, i social, fate tutti i collegamenti con le vostre pagine di Facebook o Google Plus, da fare sicuramente. Poi, ritengo che questo plugin sia veramente ottimo perché su ogni pagina, su ogni post, alla fine, quando voi avete finito di scrivere, potete andare nel box di questo plugin e andare a ottimizzare la vostra pagina. Quindi andate a decidere il titolo, e c'è anche il conteggio dei caratteri. Quindi se non scrivete niente qui, lui ve lo crea in automatico come l'abbiamo impostato prima nelle impostazioni generali. Se invece vogliamo fare un titolo un po' particolare, andiamo a scriverlo qui. C'è il conteggio, c'è la descrizione, molto importante, scrivetela sempre per ogni pagina. E cosa molto importante, andiamo a dire per quale parola chiave è ottimizzata la mia pagina. Io lì ho messo un esempio. Se io scrivo la mia keyword, faccio salva articolo o pubblica articolo, lui mi fa un controllo di tutto l'articolo e mi dice: attenzione, per la keyword che hai inserito, non hai scritto bene la descrizione, correggila. Non è stata utilizzata tanto nel testo, inseriscila almeno un'altra volta. Mi va a fare tutto un check sul testo, sull'articolo e sulla pagina, mi mostra tutti dei bollini e io cercherò di ottenere tutti i bollini verdi in modo tale che la mia pagina sia ottimizzata al meglio. È per questo che io consiglio questo plugin, per questi consigli che dà su ogni pagina. È scritto tutto in italiano. Vi aiuta molto, ok? Un altro plugin che io utilizzerei, è un po' tecnico, ma io vi consiglio di utilizzare su WordPress, è questo qui, V3 Total Cache. Vi permette di velocizzare il sito, ok? Perché molto spesso i siti
hanno fatti con WordPress sono un po' lenti, magari se non utilizziamo un hosting molto performante. Con questo plugin qui, settati in automatico e vi può portare dei miglioramenti, dovete fare delle prove. C'è anche la sezione per la configurazione un po' più per persone esperte, vi consiglio di provare solo la modalità automatica. Questi qui sono dei siti, a mio avviso, importanti se volete dare un occhio, se volete continuare ad essere aggiornati, perché ovviamente SEO si aggiorna sempre, è sempre in continua evoluzione. Abbiamo il blog di Giorgio Tave, che è una community, c'è anche il forum, molto importante, molto utile, anche se avete delle domande, dei dubbi, potete andare dentro e trovate sicuramente delle guide molto dettagliate. Poi se invece vi piace l'inglese, se lo conoscete bene, potete utilizzare SEOmoz, che è un altro blog famosissimo per quanto riguarda SEO. E l'ultimo link è la guida, il PDF creato da Google per i webmaster che vi insegna a ottimizzare il sito. In pratica vi dice niente di nuovo rispetto a quello che abbiamo visto oggi. Tenetelo presente, si aggiorna ogni anno, non vi dice niente di stratosferico, vi dice semplicemente di utilizzare dei titoli, delle descrizioni, quello che abbiamo detto oggi. Però se volete darci un occhio, comunque è una risorsa da tenere presente. Grazie Andrea, grazie per questa presentazione così dettagliata. Mi auguro che tutte abbiano compreso e possano immediatamente provare laddove abbiano già un blog o un website. E restiamo a vostra disposizione per qualsiasi dubbio o perplessità. E vi aspetto per il prossimo incontro. Grazie a tutti.